Per tanti anni ho avuto una specie di percorso strano, schizofrenico tra ricerca avanzata e una pratica molto pratica di cose, diciamo, di tutti i giorni, no? Questi due percorsi hanno continuato ad andare e sono state completamente diverse per tanti anni. Infatti insegno a New York, alla Columbia, dove lavoro su geometria iterativa, algoritmiche parametriche, dirigo un piccolo centro di ricerca dove c'è questa costante di una geometria che si itera, itera, itera. Poi man mano con la vecchiaia, per grazia di Dio, queste due cose sono venute insieme, quindi più o meno tutti i progetti su cui si lavora e quest'idea di geometrie iterative e, come dico scherzando con la vecchiaia, queste interazioni sono diventate cose che sono capaci di inglobare i dati del progetto. Quindi il mio modo di lavorare parte sempre da una struttura geometrica, un cubetto, una cipolla di sughero, una C del circolo dei lettori, una striscia così che si itera, si itera, si itera e coinvolge tutta una serie di dati del progetto. Per rendere un po' più chiaro quello a cui alludo, per esempio nel progetto di Illy Shop che abbiamo appena finito, che verrà replicato, che è un modulo per la Illy Caffè fatto a Milano, in Galleria San Carlo, parte da una geometria di cubetti che viene ripetuta ossessivamente per 200 iterazioni, diventando o espositore, cassa, casse per la musica, luci, LED. Abbiamo disegnato le luci che sono fatte nello stesso modo, quindi c'è sempre proprio questo modo di avere una cosa di base che integra tutto, uguale. Queste cipolle di sughero fatte per una biennale di design, utilizzate poi come un set di danza, sono 15 anelli di sughero che spingendoli vibrano in modo diverso e quindi le persone si possono muovere dentro, sono state usate come playground di una stazione della metropolitana di Lisbona. Si lavora sempre con questa idea di una geometria intelligente, diciamo capace di inglobare delle variabili. Allora, per esempio, che ne so, il circolo dei lettori, siamo partiti da questa logica delle C che era il logo, che ha cominciato a intrecciarsi, intrecciarsi fino a diventare lampadari, fino a diventare grafica, vassoi, qualsiasi cosa. Uguale alla Illy, abbiamo lavorato con questi cubetti ripetuti ossessivamente, che integrano, quindi c'è una forma di disciplina professionale che diventa da partire da una cosa quasi random e costringerla a integrare tutte le variabili del progetto. Idem, per esempio, sempre il circolo dei lettori, questi tavoli fabulesque che partono da una linea un po' una presa in giro di una linea barocca e poi si trasformano, diventano grassi, magri, coperti di laminati e quindi c'è sempre questa cosa di integrare variabili. Abbiamo fatto anche dei progetti di paleoliche su questa logica. Questo ha avuto abbastanza successo perché per essere un piccolo studio, a parte questo premio, come avete detto, uno studio piccolissimo che è costituito da una o due persone, più gente da tutto il mondo, e quindi anche uno studio che desta interesse perché proprio c'è gente che viene apposta, questo non per vantarsi ma per dire che è interessante appunto questo equilibrio, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, che riesce a diventare anche un modo per reinventarsi le cose, come dico, ritornando a Toolbox, sono tante scatole, ognuna si è specializzata, c'è cioè quella col sughero, quella con la gomma, ognuna risponde con delle performance. E quindi c'è questo modo appunto anche di approcciarsi a temi molto diversi, proprio perché c'è questo modo molto metodo un po' ricorrente che ti permette quindi di essere generalista in maniera specifica, perché ripeti sempre lo stesso progetto su progetti che sono diversissimi, mai fatto un ufficio prima, mai fatto una baita prima, mai fatto, però alla fine funzionano anche piuttosto bene.